Niente, oggi siamo qui a Rimini per rivendicare una gestione pubblica del servizio idrico. Pensiamo che sia del tutto scandaloso che gli amministratori pubblici di questa città e di questo territorio decidano di fare esattamente il contrario di quello che quasi 150.000 cittadini di questo territorio, la maggioranza assoluta, hanno deciso 4 anni fa col referendum. Tutti gli elementi che abbiamo nelle mani ci dicono che una gestione pubblica orientata, diciamo, al benessere delle persone, a garantire il servizio idrico a tutti, sarebbe più economicamente vantaggiosa che quella di affidare ad un soggetto privatistico che farebbe i profitti sostanzialmente sulle bollette dei cittadini. Quindi pensiamo che questi mesi che ci aspettano debbano essere il momento in cui c'è un cambiamento di rotta da parte delle amministrazioni comunali e un rinsavimento, diciamo così, dei sindaci che dovrebbero recuperare il senso della propria attività di rappresentanti del popolo, che evidentemente in questa fase si sono del tutto dimenticati. L'acqua è un diritto umano indispensabile e quindi deve essere gestito dal pubblico e dai cittadini attraverso il dibattito democratico.